Non vuole smettere di stupire il notaresco ed ecco che il calendario pone un notevole banco di prova alla squadra di Vagnoni che, se vuole centrare la decima, ovvero la decima vittoria consecutiva, roba da capogiro, dovrà fare una impresa e spugnare il campo del Materica. I marchigiani, assoluti protagonisti delle ultime stagioni, stanno cercando di risalire la corrente dopo un avvio balbettante a dispetto di un altro importante organico allestito dal patron Canil. La gestione con la Vitto sta portando risultati, ma la tappa di domani è fondamentale. Gara speciale per tanti ex in maglia matericese, dal DS Ciccio Micciola ai calciatori De Santis, Massetti e Moretti, tutti regolarmente a disposizione. Nel notaresco, recuperati Cancelli e Mele, assenti Marcelli e Salvatori, quest'ultimo sostituito da Gallo. Gara importantissima all'Aragona tra Vastese e Torrentino. La squadra di Amelia, dopo qualche segnale timido di ripresa, vuole ritrovare una vittoria che manca da 4 giornate contro un Torrentino reduce da una gran prova con il Porto Sant'Elpidio. Vogliamo continuare quello che è stato fatto di buono a Pineto, dove potevamo anche portare a casa la posta piena, però dal punto di vista di atteggiamento, dal punto di vista di strategia, dal punto di vista di giocate, credo che è stata fatta un'ottima gara e domani sicuramente è da fare altrettanto, alzando il livello soprattutto nella fase offensiva che dobbiamo e possiamo migliorare. In un periodo come questo, dove c'è grande sensibilità sull'argomento, Vastese e Torrentino lanciano un forte messaggio contro intolleranza e razzismo e hanno congiuntamente deciso di dare la fascia di capitano a Mateus Dos Santos e al camerunense Ogolong Kamana per i cremisi. Scontro diretto per il Giulianova, che Alfadini riceve una San Giustese che insegue con un solo punto di ritardo. Marchigiani lontani dagli standard attesi e bisognosi di risalire la china. Di contro i giallorossi di Del Grosso in buona salute anche dopo la sconfitta testa alta di Campobasso. Problemi fisici per Antonelli e Suriano, che rischiano il forfè. Pronti Mennillo e Vitelli, ancora out Nazari. Astinenza prolungata da vittorie per il Chieti, che da domani cambia impianto e gioca la sua gara, tra virgolette, casalinga, allo stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo. Obiettivo 3 punti, ma il Fiuggi, benché reduce dalla sconfitta contro la Recanatese, è in buone condizioni ed è un avversario scomodo. Per altri, il tecnico Grandoni è in ansia per le condizioni di Traini, la cui uscita ha pesato nella rimonta subita con la San Giustese domenica scorsa. Rientra Ricci in difesa, sempre fuori Vittiglio. Si gioca invece allo stadio delle Vittorie di Torrentino il match tra Porto Sant'Elpidio e Avezzano. Nei marchigiani rientra Cucù, fuori causa Gagliardini e Morazzini, marsicani con la necessità di limitare i danni in attesa della rivoluzione annunciata dal presidente Paris per il prossimo mercato. Avezzano, che intanto ha un nuovo vicepresidente, si tratta di Giuseppe Ruggeri. Le parole del tecnico Liguori. Saremo due squadre arrabbiate sicuramente, saremo due squadre che ognuna per Sant'Elpidio per migliorare la sua classifica, noi per uscire fuori sarà una squadra sicuramente maschia. Ma questo non ci spaventa e non ci deve assolutamente spaventare. È normale che comunque Sant'Elpidio, per i numeri che ha, è una squadra che merita rispetto, è una squadra che sicuramente va presa col piglio giusto, perché come tu hai ben detto, 4 su 5 in casa sono numeri importanti.